questa stazione e questa riqualificazione di quest'area era negli elementi di pianificazione del comune, piano delle 100 stazioni dal 2003. 2003 si è lavorato con la regione, il progetto è stato approvato in giunta comunale, in consiglio intorno ai 2006-2007, poi sono partiti i lavori. I partiti, questi lavori importanti, molto attesi perché appunto riqualificano tutta quanta quest'area, dal 2011 ad oggi i lavori in quest'area sono stati sospesi, con grande abbandono del cantiere, grande anche difficoltà che si è creata alla vita dei cittadini. Oggi, ringraziando Dio, tutto è finito. Inaugurata stamattina la nuova stazione della metropolitana di Scampia Piscinola, che fa contemporaneamente da capolinea della linea 1 e da interscambio con la linea Versa Piscinola della metropolitana nord-est gestita dall'ente autonomo Volturno, commissionario dei lavori. Oltre alla realizzazione di una scala mobile anche all'esterno della struttura, di un sottopasso con via Pietro Gobetti, di una nuova copertura, pavimentazione e rivestimenti, è stato anche riqualificato, ampliato e dotato di una rotonda lo spazio circostante intorno a via Oliviero Zuccarini, che sarà arricchito da due murales di Angela Davis e Pierpaolo Pasolini affidati all'artista Iorit Agok, che in città ha già immortalato Diego Armando Maradona ed Ernesto Che Guevara a San Giovanni a Teduccio, così come San Gennaro a Forcella e Ilaria Cucchi al Vomero. E però insomma non posso rimarcare che nonostante ci sia stata appunto questa grande attesa, questa opera grandemente voluta dal comune e questi anni di grande sofferenza che sono stati dati alla città di Napoli, per i cittadini di Napoli, insomma la regione senza, mi sembrerebbe dire, nessun senso di educazione né senso di istituzionale abbia ritenuto nemmeno, abbia fissato l'inaugurazione alle 12 per la stazione e poi come se avesse paura di un incontro, insomma invece ha fatto l'inaugurazione 21 ore prima, senza praticamente rispettare appunto il bon ton istituzionale, ma nemmeno insomma anche la gioia di consegnare insieme alla città, ai cittadini e al comune di Napoli che da tanto aspettava quest'opera e che aveva tanto sofferto 7 anni di abbandono di questi cantieri, l'aria evidentemente c'erano qualcosa da farsi perdonare. Insomma.